Buongiorno, ci troviamo nel Waste Space EY di Roma e stiamo lavorando al progetto STEP del Commissario nazionale del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. La finalità del progetto STEP è quella di ottimizzare le procedure e di ridurre i tempi di lavorazione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, che è un fondo che spetta alle vittime di estorsione e di usura che denunciano il reato. In sostanza si tratta di creare una nuova piattaforma informativa a cui si arriverà per step operativi successivi. Il primo step, che è proprio quello a cui stiamo lavorando qui oggi, prevede una fase di assessment e il ridisegno dei processi operativi interni ed esterni alla struttura del commissario. In questa fase un ruolo determinante lo stanno svolgendo proprio i funzionari della struttura del commissario e i componenti del comitato che ci stanno fornendo in interviste che stiamo realizzando proprio in questi giorni, indicazioni ed insight fondamentali che ci stanno portando all'ideazione del nuovo modello operativo e quindi della nuova piattaforma informatica. Dopo questa fase, questo avverrà fra qualche giorno, il commissario lancerà un'ampia fase partecipativa. Si tratta di riunire attorno a un tavolo, a collaborare, a discutere tutti i soggetti che partecipano a questo processo, quindi essenzialmente le prefetture che sono proprio al centro del processo perché hanno il compito di redigere un rapporto dettagliato sullo stato della pratica e poi la magistratura, senz'altro le forze di polizia, il nucleo di valutazione, organismi esterni come le Camere di Commercio e certamente anche il Comitato ed il Commissario stesso. Questa fase collaborativa è importante, fondamentale. Noi la condurremo con un metodo innovativo, design thinking. Sostanzialmente l'approccio tradizionale prevedeva due driver attorno ai quali sviluppare questo tipo di servizi, quello della tecnologia e quello dei processi. Con il design thinking noi introduciamo un elemento nuovo, fondamentale, il più importante, che sono le persone. Sostanzialmente si tratta di mettere la persona al centro del processo di trasformazione digitale delle organizzazioni. Nel nostro caso le persone sono senz'altro le vittime, quegli imprenditori, quei commercianti coraggiosi che denunciano questi orribili reati, ma sono anche i funzionari di prefettura e tutte le persone che lavorano negli uffici via via coinvolti nella gestione e valutazione della pratica. Solo dopo questo momento collaborativo in cui osserveremo dal vivo i comportamenti delle persone, analizzeremo le loro esigenze e le loro difficoltà, il provider tecnologico che è Almaviva svilupperà il nuovo sistema informativo. Sarà un sistema semplice ma molto robusto, in cui attraverso delle specifiche soluzioni di robotica cercheremo di ridurre gli oneri burocratici, automatizzando meccanismi e processi ripetitivi che fanno perdere tempo e che sono ad alto margine di errore. E sarà un sistema dotato di un robusto sistema di dashboard che attraverso soluzioni di data analytics ci consentiranno sia di seguire in tempo reale lo stato della pratica e sia di analizzare grandi quantità di dati per assumere decisioni di qualità in tempi brevi. L'ultima fase, ultima non certo per importanza, no? L'ultima fase del progetto è quella di accompagnamento e supporto alle prefetture che dovranno sperimentare le innovazioni che abbiamo disegnato. Si tratta di aiutare gli uffici ad adottare questi nuovi approcci, ad utilizzare i nuovi strumenti che insieme ci siamo inventati. Ma credo che la cosa migliore per comprendere la valenza del progetto sia quella di ascoltare il racconto dei principali protagonisti e degli stakeholder del progetto. Quindi ci spostiamo nella sala multimediale del Wave Space EY e li andiamo ad ascoltare. Grazie. Ascoltiamo innanzitutto le parole del prefetto Anna Paola Porzio, commissario del governo sulle iniziative anti-racket e anti-usura, ideatrice e anima del progetto STEP. Grazie, intanto grazie veramente per tutto l'aiuto che ci state dando. È nata una bellissima collaborazione anche, come dire, un po' fuori schema, se vogliamo. Quando io ho iniziato questa attività, naturalmente non conoscevo quasi niente, quindi mi sono messa, diciamo, ho cercato di mettermi in pari con una certa rapidità e ho impattato col tema della circolarità delle informazioni e della facilità di approccio
ai nostri uffici, quindi dall'istanza poi alla conclusione del procedimento. È un mio pallino andare a guardare qual è l'obiettivo. Allora, l'obiettivo sono le persone dolenti, vittime di racket, di usura, e l'obiettivo da perseguire è sempre molto lontano per loro, perché è quello di ottenere una concessione economica che le porti, loro e le loro imprese, ad uscire dal tunnel nel quale si sono ritrovati e a riprendersi la loro vita e reinserirsi nell'economia legale. Allora, il tema che ho potuto verificare anche lavorando alle attività del Comitato di Solidarietà e andando in giro sul territorio, sia presso le prefetture, ma anche con le associazioni anti-racket e anti-usura, e quindi conoscendo anche le vittime, è quello di tempi troppo lunghi per ottenere questo risultato. È un lavoro estremamente complesso quello che deve svolgere il commissario, che ha un prima, che è tutta la parte nella quale la vittima non sa o non comprende ancora di essere vittima, e quindi c'è tutto il discorso che va fatto con le associazioni, e un dopo, che è quello del rapporto, con gli enti e le istituzioni che non sono rimaste soddisfatte. Penso l'INPS, anziché l'Agenzia delle Entrate, dal comportamento del cittadino vittima, e quindi un dopo che può pesare grandemente sull'esito del lavoro che noi abbiamo fatto e quindi sul reinserimento dell'impresa nell'economia legale. Allora forse l'attività del comitato, l'attività del commissario deve mirare a perfezionare e a unire il prima con il dopo. Come si può fare questo? E si può fare, a mio avviso, con questo strumento che ci stiamo inventando, sul quale stiamo lavorando, che è uno strumento, non è solo uno strumento informatico, lo è anche, ma non solo. È uno strumento che, a mio giudizio, deve consentire la possibilità per tutti gli attori di questa squadra, che è certamente la squadra Stato, ma è anche le associazioni, quindi il terzo settore, parlo di anti-racket e anti-usura, se servirà ci saranno anche le associazioni di categoria, che ne so, l'istituto bancario, certamente la magistratura, forze di polizia e prefetture per me sono la mia casa, quindi le do per scontate, ma diciamo tutti gli attori di questo iter che percorre la vittima, secondo me devono poter interloquire per il tramite di questo strumento informatico, di questa piattaforma che noi vorremmo creare, che deve essere un contenitore aperto a tutti. È proprio il concetto, penso, della pubblica connettività, cioè non può essere una scatola chiusa che magari ci dà l'esito del procedimento, ma che non parla con nessuno. Io credo che ciascuno di noi, nello svolgimento del proprio lavoro, debba guardare un po' oltre quello che è previsto che debba fare. Mi piace pensare che questo sistema, questo nuovo progetto informatico, a cui ancora non abbiamo dato un nome, glielo darà il mio successore, però questo sistema effettivamente porti a questo. Mi ricollego a quanto ci siamo detti in queste fasi progettuali iniziali, no? A quando abbiamo anche con Almaviva, con il provider tecnologico che avete scelto, immaginato il sistema da mettere in campo. Lei ci ha dato un'indicazione, no? Di rimettere la persona, l'utente, possiamo dire noi, ma forse la persona, come l'ha detto lei, è più incisivo, di rimetterla al centro di questo processo, persone poi vulnerabili, come ha raccontato. Questa cosa è possibile soltanto con un nuovo sistema informativo, deve succedere qualcos'altro, insomma. Indubbiamente, il nuovo sistema informativo, almeno come io ce l'ho in mente, consentirà questo. Però
Poi saranno le persone che sono dietro alle scrivanie, quindi diciamo ai vari uffici, che lo riempiranno di contenuti. Se alla fine all'interno di questo contenitore, di questo pensatoio, ci sarà solo uno, due, tre amministrazioni a pensare, naturalmente questo sistema non fiorirà, cioè non guarderà verso il futuro, ma sarà un semplice sistema informatico come tanti altri. Penso che sia un fatto così di abitudine a lavorare insieme, però io sono molto confidente perché è una squadra che lavora intorno a questo tema, è una squadra molto ampia, fatta, come dicevamo anche prima, di Stato, ma in generale di pubbliche amministrazioni, può essere l'ente locale anziché la regione, cioè io non vedo un confine a questo progetto, ecco, non riesco a vedere un confine, io penso che chiunque possa entrare a interloquire. La mia esperienza mi ha fatto vedere come tante volte si arriva, presto o tardi, ma insomma si arriva alla concessione dell'elargizione o del mutuo, però poi finisce lì e la vittima, che in quel momento poi torna ad essere imprenditore a tutto tondo, si trova solo. Sì, avrà sempre l'associazione se ne è seguito, ma esce da un'esperienza traumatizzante, spesso non sa fare la scelta giusta. Ora, al di là di quello che potrà essere una manutenzione evolutiva della norma, no? Prevedere una forma di assistenza, a me non piace il termine tutoraggio, di supporto, però sapere che c'è un sistema che prosegue a sostenere la vittima e la sostiene magari mettendo in connessione la vittima, l'amministrazione sì, il commissario antiracket antiusura, i suoi uffici e l'INPS anziché l'Agenzia delle Entrate, secondo me è importante. È chiaro che ci vorrà un passaggio che sarà lungo, che sarà forse faticoso, ma all'esito del quale noi avremo fatto buona amministrazione. Pensavo che, visto che questo evento di oggi è sicuramente un'attività di comunicazione, ma è anche un'attività di progetto, cioè ci confrontiamo, seppure pubblicamente, per elaborare le cose che dovremmo fare. E ovviamente l'evento, per come poi lei lo ha voluto, è pensato proprio per le prefetture innanzitutto e per tutti gli stakeholder. Poi il Covid ci impone di fare a distanza, di fare con queste tecnologie, ma va bene perché è anche divertente. Però, insomma, alle prefetture che oggi seguono l'evento, no? Che cosa po possiamo dire? Cioè, perché devono partecipare? Cioè, perché è importante il loro contributo? Quale deve essere il loro obiettivo nell'approcciare il progetto? Sappiamo che si tratta di funzionari, di dirigenti, di personale oberati di lavoro, poi lei lo sa molto meglio di me e per esperienza diretta. E i compiti delle prefetture sono veramente vasti. Quali leve bisogna toccare? Qual è il messaggio da mandare a loro? Intanto io vorrei ringraziare tutti i colleghi, i prefetti, i funzionari, tutti, perché obiettivamente occuparsi anche di questa parte del nostro lavoro è complicato, oggi lo è molto, anche perché il sistema informatico che comunque ci ha fatto fare dei passi da gigante nella nostra attività, comunque in questo momento è piuttosto faticoso. Io credo, per essere stata prefetto in sede, insomma, alla fine della giornata poi avevi la sensazione di aver fatto tanto, ma di non aver fatto tutto. E so che i miei colleghi sono molto bravi e hanno passato un periodo terribile durante il lockdown per la quantità di cose che hanno dovuto fare e anche per averle fatte tante volte in uno stato di salute precario. Così come le forze di polizia, e io tutti insieme li ringrazio sentitamente e di cuore per il lavoro che fanno, quindi prefetture, forze di polizia e anche la magistratura, ma di fatto
Con questo nuovo sistema le prefetture non dovranno faticare, cioè avranno meno lavoro da fare. Intanto perché, siccome sarà intuitivo, non dovremmo avere i problemi che abbiamo avuto col precedente sistema informatico, ma soprattutto perché per quel tramite sarà più facile lavorare. E allora non ci saranno tempi così lunghi, e anche il funzionario o il personale che dovrà, utilizzare il sistema, ogni volta che lo guarderà non avrà l'incubo e l'angoscia di non ricordarsi esattamente come si fa. Io credo che vi piacerà. E chissà, magari questa volta sì, potrà essere riutilizzato, per qualche altro procedimento, perché no? E comunque, per completare il quadro dell'utilizzo questo oggetto sarà esteso poi non solo a tutte le prefetture, ma anche e quindi a tutti gli stakeholder dell'antiracket e dell'antiusura, ma anche sarà esteso alle attività del commissario per le vittime della mafia, dei reati intenzionali violenti, degli orfani di femminicidio, perché in fondo è un unico lavoro. E in conclusione, forse non l'abbiamo valorizzato abbastanza. Questo progetto nasce da una mia esigenza. Sì, insomma, idealmente volevo questo, ma nasce anche dalla disponibilità e da questa felice congiunzione con il PON legalità. Io penso che aver utilizzato, almeno per la gran parte, i fondi del PON legalità sia una cosa molto importante. È una congiunzione con un pensiero europeo che io avrei voluto fosse anche altro, non ho avuto il tempo, però mi piace e la ritengo estremamente importante. Fondo di solidarietà, PON legalità, insomma, secondo me è un pacchetto molto bello. C'è bisogno anche di altre iniziative, oltre quella sul sistema informativo, c'è bisogno di altri investimenti sul tema, ci sono altri ambiti di miglioramento. Ce ne sono infiniti di ambiti di miglioramento. Credo che chiunque di noi passi per questo incarico, da un lato, poi se ne innamori, perché non si può non amare le persone che ci sono dietro, chi ci lavora con passione. Però ecco, per esempio, speriamo che parta presto, ma ne sono sicura, anche l'attività del PON legalità proprio con le associazioni antiracket e antiusura. Quello è un settore che va curato particolarmente, che sicuramente si dovrà evolvere, ma che dal mio punto di vista è particolarmente importante per le attività dell'antiracket e dell'antiusura, cioè tra lo Stato, la pubblica amministrazione e la vittima, le associazioni sono uno snodo molto importante. E io mi auguro che ne fioriscano di associazioni serie e con la voglia di lavorare correttamente a favore delle vittime e a fianco delle forze di polizia e delle prefetture, perché sono importantissime. E devo dire che ci sono delle parti del nostro paese che ne vedono molto poche. Ecco, è un momento in cui forse l'associazionismo di questo genere deve trovare una nuova spinta, ma io ritengo che siano assolutamente indispensabili. E poi cosa devo dire? Sono tantissimi gli enti con i quali io avevo iniziato un percorso a partire da tutta la componente economica del sistema e quindi il Ministero dell'Economia e Finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, soprattutto in questo periodo mi sarebbe molto piaciuto un confronto più stretto, perché anche lì nel nostro piccolo forse potevamo trovare delle soluzioni così
da offrire anche a pensatoi più vasti, insomma. Per me il tempo è stato poco, ma soprattutto il Covid mi ha impedito tante cose, ma insomma non è che deve far tutto uno, no? Chi verrà dopo di me e ancora dopo si troverà un grandissimo lavoro da fare, bello, ma anche appagante. Però è come se avessi la sensazione di non aver mai fatto abbastanza. Il progetto STEP è cofinanziato dal PON Legalità del Ministero dell'Interno, quindi chiederei alla prefetta Maria Teresa Sempreviva, autorità di gestione del programma che ringraziamo, di spiegarci innanzitutto qual è la valenza del programma e quali sono le principali linee strategiche. Sì, grazie. Il PON Legalità è un piano di investimento settennale a titolarità del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si pone nell'ambito di un più ampio, diciamo, di una più ampia politica di coesione dell'Unione Europea e dell'Italia per il periodo di programmazione 2014-2020. Con il PON Legalità stiamo finanziando dei progetti di sviluppo e di coesione che interessano principalmente le aree meno sviluppate del centro-sud, in particolare le cinque regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Campania. Si tratta infatti delle aree in cui la pervasività, diciamo, delle organizzazioni criminali rende il mondo imprenditoriale meno competitivo e quindi con un'incidenza chiaramente negativa proprio sullo sviluppo socio-economico dell'intero paese, che in questo modo è meno attrattivo anche, diciamo, da parte degli investitori internazionali. In questo scenario, particolarmente significativi sono i reati contro le imprese, i reati contro gli operatori economici. Ricordo che attraverso un finanziamento del PON Sicurezza 2007-2013, un progetto che riguardava proprio questa tipologia di reati ha messo in luce che il 55% dei proventi delle organizzazioni criminali deriva proprio da reati di usura e di racket, quindi da attività estorsive, usuraie, e che l'incidenza di questi reati è doppia nelle regioni del centro-sud rispetto alle regioni settentrionali. Ecco, con il PON Legalità e quindi con i progetti che il PON Legalità finanzia, si vogliono eliminare quelle condizioni che sono un ostacolo allo sviluppo socio-economico dei territori proprio per la presenza della criminalità e quindi si vogliono incentivare delle azioni di prevenzione e di contrasto di fenomeni criminali. Siccome il progetto STEP è un progetto di trasformazione digitale che punta molto sulla tecnologia, so che il PON Legalità ha questa forte componente di sviluppo tecnologico. Vuole raccontarci in qualche battuta in cosa consiste la valenza tecnologica del programma? Sì. Innanzitutto, il PON Legalità ha adottato una strategia complessiva integrata che si snoda principalmente lungo tre direttrici. La prima è quella del rafforzamento della capacità tecnologica della pubblica amministrazione. La seconda è quella del miglioramento delle condizioni di sicurezza delle aree produttive. E la terza invece è quella che mira a finanziare dei progetti di inclusione e di integrazione sociale per quella parte della popolazione più vulnerabile e più debole. Ecco, proprio con riferimento alla direttrice relativa al potenziamento della pubblica amministrazione, un particolare significato hanno per noi i progetti attraverso i quali si vuole incentivare, potenziare la tecnologia, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, convinti come siamo che un'amministrazione più snella, efficiente, trasparente, al passo con i tempi, possa costituire anche un volano per lo sviluppo socio-economico dell'intero paese. Ecco perché diciamo, il progetto di cui poi appunto parleremo si inserisce in questo
diciamo, in questo ambito e siamo pienamente convinti della necessità che progetti di questo tipo vadano senz'altro incentivati, senz'altro appunto, diciamo, moltiplicati. Peraltro proprio lungo questa direttrice abbiamo già finanziato progetti che ci hanno permesso anche una migliore, ad esempio parlo di aree come relative al caporalato, relativamente alle quali abbiamo in corso progetti che ci hanno permesso di sviluppare l'analisi interpretativa e predittiva degli eventi illeciti attraverso la valutazione di anomalie, di aree a rischio, o ancora mi voglio riferire per esempio ai progetti che alimentano l'interoperabilità dei sistemi informativi, o ancora modelli di e-learning di sviluppo proprio delle potenzialità tecnologiche della pubblica amministrazione, proprio perché, ripeto, siamo convinti che della necessità dello sviluppo tecnologico della pubblica amministrazione come elemento fondamentale per creare quelle condizioni di sicurezza e di legalità che sono dei prerequisiti per lo sviluppo socio-economico del sistema paese. Benissimo, e in questo quadro che ci ha descritto in modo così, così efficace, come si inquadra il progetto STEP? Il progetto STEP si inquadra pienamente in questa strategia appunto che ho cercato di delineare nel mio intervento precedente, e, perché attraverso questo progetto del commissario straordinario governativo per le misure per il coordinamento delle misure anti-racket e anti-usura, si vogliono ottimizzare sia i tempi che le procedure per le istanze di accesso al fondo di solidarietà, e questo con l'obiettivo di far sì che si arrivi in modo più celere all'elargizione dei benefici del fondo. È evidente infatti che ciò potrà stimolare i meccanismi di denuncia che tanto sono, diciamo, tanto sono faticosi in questi territori in cui appunto si registrano questi odiosi fenomeni come il racket, come l'usura. E questo credo che sia ancora più importante nell'attuale fase economica, perché sappiamo tra l'altro che, diciamo, la pandemia da Covid ha in qualche modo ulteriormente fatto registrare i tentativi delle organizzazioni criminali di infiltrarsi nel mondo imprenditoriale, e quindi anche purtroppo il ricorso da parte degli operatori economici a forme alternative di credito che chiaramente si traducono nel 99% dei casi in fenomeni di usura. Quindi riteniamo che in questo momento è importante in qualche modo incentivare l'ambiente e la cultura di sensibilizzazione verso questi fenomeni, e quindi un progetto come il progetto STEP che ci consentirà di poter far sì che questi benefici siano elargiti in tempi più brevi, e quindi ci consentirà anche un fattivo reinserimento della vittima nell'economia legale. Ecco, credo che progetti come questi servano in qualche modo ad alimentare la fiducia delle vittime nelle istituzioni, e quindi anche ad alimentare, dicevo, questi processi di denuncia che non sempre si registrano con facilità. E mi permetto di aggiungere un'ultima cosa. Sempre lungo questa direttrice credo sia anche molto importante l'avviso che abbiamo definito con il commissario straordinario anti-racket e anti-usura, prefetto Porzio, attraverso il quale si vuole consentire ai beneficiari del progetto di poter porre in essere delle azioni che sono dei percorsi di sostegno, di supporto, quindi un monitoraggio anche di carattere psicologico nei confronti delle vittime. E che saranno azioni che sosterranno le vittime dal momento preliminare alla denuncia fino
diciamo, per tutto il percorso fino al momento del reinserimento nel mondo, diciamo, economico, nel mondo dell'economia legale. Ecco, ci tenevo a ricordare anche questo progetto che insieme al progetto STEP, anche questo avviso, che insieme al progetto STEP costituiscono, a mio avviso, dei tasselli di quel mosaico molto importante, quanto complicato, che il Ministero dell'Interno e l'autorità di gestione che se ne fa, diciamo, interprete, vuole porre in quel disegno che poi corrisponde alla mission, ad una delle più importanti mission del Ministero dell'Interno, che è la garanzia delle libertà, la garanzia dei diritti, proprio nei confronti di coloro che, trovandosi in una situazione, diciamo, particolarmente vulnerabile, di disagio, decidono di intraprendere invece un percorso di legalità. Il progetto STEP, come abbiamo visto, interviene su un fenomeno complesso attorno al quale agiscono, all'interno del quale agiscono diversi attori. Un ruolo cruciale è svolto ovviamente dalle prefetture. Chiediamo al prefetto Forlani, il prefetto di Palermo, che ringraziamo, di inquadrare il fenomeno e, se ritiene, di sottolineare quali sono le ragioni per cui è necessario compiere un ulteriore passo in avanti sotto il profilo tecnologico e di processo. Grazie. Usura ed estorsione sono due reati estremamente gravi per la nostra società e purtroppo rimangono silenziosi, non emergono nelle classifiche, nelle statistiche della delittuosità. Lo Stato per questo sostiene e incoraggia chi decide di opporsi al racket e all'usura. Per attuare questo principio è stato istituito un fondo di solidarietà. Dal 2016 è unificato con quello per le vittime di mafia, che prevede diversi benefici. In sintesi, nel caso di estorsione, un'elargizione pecuniaria senza obbligo di restituzione al ristoro del danno patrimoniale subito, sia per il danno emergente, il lucro cessante e le lesioni personali. Nel caso invece di usura, l'accesso ad un mutuo decennale ad interessi zero. Il Comitato di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura, istituito presso il Ministero dell'Interno e presieduto dal Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Anti-Racket e Anti-Usura, delibera sull'accoglimento o meno della domanda di accesso al fondo. Le domande volte ad ottenere la concessione di siffatti benefici sono presentate al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo, ovvero si è consumato il delitto. Dal 2016 è operativo il sistema SANA, anti-racket e anti-usura, che si articola in un portale internet per la presentazione dell'istanza online per l'accesso al fondo, nonché nella piattaforma elettronica di gestione delle relative istruttorie. Quindi la prefettura cura l'istruttoria della domanda di accesso al fondo utilizzando questa piattaforma, che si conclude con un dettagliato rapporto sui fatti e sullo stato del relativo procedimento penale, contenente tra l'altro la quantificazione dell'eventuale danno, se ritenuto riconducibile all'evento delittuoso, attività estorsiva o intimidazione ambientale, e il parere del prefetto sull'accoglibilità della domanda. Per la quantificazione del danno, il prefetto si avvale di un nucleo tecnico di valutazione. È infatti un'istruttoria estremamente complessa che vede una pluralità di attori con i quali la prefettura deve interloquire. Le forze di polizia, che forniscono le informazioni sulla vicenda da ricostruire. L'autorità giudiziaria, che non solo arricchisce la base informativa, ma concede anche i pareri sulla concedibilità del beneficio, sulla eventuale ricorrere dell'intimidazione ambientale, sulla concessione di provvisionali o del mutuo nella fase già delle indagini preliminari, nonché per le sentenze che riguardano il fatto delittuoso. Tenga conto a questo proposito che mentre per l'estorsione i fatti giudiziari non sono determinanti ai fini della possibilità di ristoro della vittima, nel caso di usura
la domanda è sempre legata a fatti processuali e che da essi non si può prescindere. E poi tra i protagonisti di questa procedura c'è la commissione medico-ospedaliera ai fini della verifica della riconducibilità delle lesioni personali ai fatti estorsivi o di usura, valutandone anche la rilevanza. E ancora il nucleo tecnico di valutazione, che collabora direttamente con la prefettura, composto da funzionari tecnici di amministrazione o enti pubblici e da esperti in materia legale e in gestione aziendale commerciale, e che costituisce un indispensabile ausilio per la quantificazione del valore economico del danno subito dalla vittima e, nel caso di usura, della fattibilità dei piani di investimento e di ammortamento. Ma al di là di problematiche generali afferenti all'oggettiva complessità del procedimento e all'ormai cronico sottodimensionamento delle risorse umane da dedicare al numero considerevole di pratiche in trattazione, esistono delle criticità gestionali direttamente collegate alla funzionalità del sistema Sana attualmente in uso, nato, come è noto, per la gestione di procedimenti semplici. Sarebbe quindi importante poter utilizzare una piattaforma meno rigida e più aperta, che consenta di gestire un vero fascicolo elettronico, interloquire direttamente con gli altri attori della procedura, abbattendo così taluni tempi morti e ottenendo un'efficientizzazione complessiva della procedura. Questa piattaforma più aderente alle esigenze del procedimento, che consentirebbe di superare queste criticità del sistema Sana, in particolare la sua rigidità, che non consente di creare e gestire il fascicolo elettronico complesso, di fatto vanificando l'intenzione più volte dichiarata di dematerializzare la procedura, con la conseguenza che nel caso di più domande riferite ad una medesima vicenda, ad esempio, una domanda di risarcimento danni seguita da una richiesta di riconoscimento delle lesioni personali, queste debbano essere necessariamente trattate come pratiche distinte. In questo modo si perdono di fatto tra le prefetture e l'ufficio del commissario la necessaria visione unitaria. Ancora, la mancanza di un collegamento dialogo automatico con il sistema di protocollazione in uso alle prefetture, in modo da poter effettuare il trasferimento automatico nei due sensi di ogni utile documentazione, senza dover utilizzare una procedura inutilmente complicata e che in ogni caso al momento funziona solo dal sistema di protocollazione delle prefetture, che è il sistema WebArc, a Sana e non viceversa. Un'ulteriore criticità è la mancanza di un collegamento dialogo automatico con l'indirizzo di posta certificata dedicato, sicché allo Stato, dopo aver presentato l'istanza informatizzata tramite il portale Sana, gli interessati non possono inserire eventuali istanze integrative, per esempio attinenti ad aspetti economici o ad ulteriori richieste riguardanti danni per lesioni personali o altro, nel medesimo portale, costringendo gli interessati alla presentazione delle istanze integrative in maniera tradizionale, per posta ordinaria o elettronica. E gli operatori della prefettura, da parte loro, alla protocollazione successiva scansione documentale e inserimento nella piattaforma Sana di queste nuove integrazioni. Sarebbe pertanto veramente auspicabile consentire agli interessati di inserire direttamente nel sistema Sana anche le eventuali successive integrazioni. Inoltre, Sana è un sistema chiuso, accessibile esclusivamente alle prefetture, al commissario antiracket e alla Consap. Se al sistema avessero, viceversa, accesso anche l'autorità giudiziaria e le forze di polizia, potrebbero interloquire per la parte di competenza con gli altri numerosi soggetti interessati e caricare direttamente la documentazione di volta in volta richiesta. Analogamente, in un'ottica di snellimento della procedura,
sarebbe utile consentire agli operatori della prefettura di accedere al fascicolo del processo al pari delle parti, potendo così acquisire alcuni atti necessari per l'istruttoria, senza dover attendere a volte per molto tempo che questi vengano trasmessi dall'autorità giudiziaria, ad esempio una consulenza tecnica d'ufficio o un rinvio a giudizio. È facile comprendere come un ruolo determinante sia quello della magistratura. Allora chiediamo al dottor Francesco Del Bene, che ringraziamo, magistrato della DNA da sempre impegnato nella lotta alla mafia, di illustrare dal suo autorevole punto di vista quale può essere la valenza del progetto. Io ringrazio voi di questa opportunità, ma in realtà mi preme veramente sottolineare l'importanza di questo progetto per le prospettive che in realtà è in grado di offrire, ma anche per quello che in realtà uno investe nel futuro, in una evoluzione tecnologica importantissima. L'attività del comitato di cui faccio parte io è un'attività che è molto importante nella misura in cui si ascoltano, in realtà si prendono in carico le istanze delle vittime dei reati di estorsione e di usura. La finalità in realtà poi della legge è quella di porre al centro dell'attenzione proprio la figura della vittima, per sostenerla, ma anche e soprattutto per rilanciarla, offrire l'opportunità di reinserirsi nel tessuto economico, nel tessuto produttivo, per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché significa che si è sottratto delle risorse alla criminalità organizzata, e questo è molto importante, ma poi proprio perché si offre l'opportunità di riavviare la propria attività economica dopo la vicenda ovviamente usuraria oppure estorsiva. Ebbene, il progetto che si va a costituire ha questa importanza: favorire sicuramente la vittima, ma non solo sotto il profilo del sostegno in questo senso nella formazione, ma anche e soprattutto nel momento successivo per il reinserimento sociale, e quindi accompagnare la vittima in questo processo di reinserimento. Ebbene, l'idea del progetto e l'idea di in realtà un'evoluzione della piattaforma Sana è quella proprio di creare una piattaforma più agile, più agevole, e in realtà questi aspetti positivi noi li potremmo raggiungere soltanto in realtà se tutte le amministrazioni, gli enti chiamati a valutare l'istanza della persona offesa vengono compulsati tempestivamente e soprattutto offrano delle risposte tempestive, superando quelle lentezze burocratiche che molto spesso hanno caratterizzato i limiti, voglio dire, della procedura. Ebbene, la magistratura ha un ruolo importante in questo segmento, ha un ruolo importante perché è quell'autorità che per prima valuta la fondatezza o meno dell'istanza, nella misura in cui attraverso gli accertamenti di natura penale e quindi avvalendosi del contributo della polizia giudiziaria, delle indagini della polizia giudiziaria, verificare se quella vittima è realmente persona offesa del reato, è meritevole del beneficio che gli si va ad erogare di lì, speriamo, in breve tempo. È proprio questa l'attività che è richiesta alla magistratura, e vi rendete conto che i tempi non sono mai
particolarmente brevi, proprio perché occorre svolgere delle indagini che possono essere di varia natura, tra cui anche eventualmente delle attività di intercettazione che riguardano le persone accusate, ovviamente dalla vittima. Ora, se questo è il primo momento importante e il magistrato è chiamato ad effettuare una valutazione sulla fondatezza dell'istanza e sulla meritevolezza, ebbene questo risultato deve essere condiviso in tempi rapidissimi nei confronti delle altre amministrazioni, che può essere la prefettura, che è il comitato, che sono in realtà chiamati poi chi ad istruire e chi poi a adottare la decisione finale. Il progetto, che mira appunto a condividere queste informazioni da parte di tutti gli enti in tempi rapidi, in realtà ha questa funzione proprio di agevolare l'iniziativa di tutti. E poi credo che sia importante che una volta che si raggiunga un risultato, nel caso specifico della magistratura, un provvedimento come per esempio la richiesta di rinvio a giudizio per, come prima fase, valutare la meritevolezza, ebbene sia la magistratura che trasmette, inserisce questo dato nel progetto, nella piattaforma, senza attendere la richiesta dell'ente, che può venire dopo molto tempo, così come la magistratura non dovrà limitarsi a fermarsi a quello step, ma poi a sua volta comunicare la sentenza di primo grado, di secondo grado, sempre potremmo dire di iniziativa propria e non sollecitata, in modo tale da inserire questi dati nella piattaforma e condividerli con tutti. Ci stiamo avvicinando al cuore del progetto, che poi sono le vittime del racket e dell'usura, persone che coraggiosamente hanno denunciato questi reati. Ma prima di sentire dalla loro viva voce il racconto che ci faranno e l'espressione del loro punto di vista, è importante comprendere il ruolo delle associazioni che favoriscono l'emersione del fenomeno e che accompagnano le vittime anche nella fase successiva. Questo passaggio è stato cruciale per l'avvio del progetto, è un passaggio fondamentale per disegnare un nuovo modello operativo di tutti gli uffici. Ringrazio il dottor Ferrucci, presidente di FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, che ci porta il suo contributo. Grazie a lei. Allora, intanto la FAI è una federazione di associazioni antiracket. Queste associazioni antiracket e antiusura sono costituite principalmente da operatori economici che hanno denunciato fenomeni di estorsione e di usura. Tanti di noi, me compreso, sono testimoni di giustizia, nel senso che sono andati in tribunale a testimoniare dopo la denuncia. E quello che facciamo da volontari, in primis autogestiamo la nostra sicurezza facendo rete ed evitando assolutamente che l'imprenditore che denuncia resti da solo. Poi facciamo anche tanto altro, accompagniamo le persone anche fisicamente a denunciare quando abbiamo la fortuna di poter assistere il bottegaio, l'imprenditore che ha questo tipo di problema, lo assistiamo nelle pratiche legali, lo assistiamo nella costituzione di parte civile attraverso, sempre in maniera gratuita, un nostro ufficio legale, diamo assistenza psicologica. Facciamo tutto quanto, insomma, affinché nessuno di noi, dico io, resti mai da solo. Qual è la nostra arma vincente? Il nostro punto di vista privilegiato è proprio quello di essere persone che ci sono passati, che sanno di cosa parliamo. Io dico sempre, nessuno di noi si è svegliato una mattina e ha detto da oggi in poi faccio il professionista dell'antimafia. Noi cerchiamo di fare in maniera professionale missione da volontari, proprio perché un giorno qualcuno è venuto nella nostra attività o sul nostro cantiere, ci ha minacciato, ha cercato di estorcerci denaro e quindi di voler vivere del nostro lavoro. In realtà noi non facciamo altro che
reclamare il nostro diritto costituzionale ad esercitare la libera impresa. Questo è quanto. Nel fare questo poi ovviamente noi abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo un grandissimo, ottimo rapporto con le istituzioni e in primis con le forze dell'ordine. In realtà quello che fanno le associazioni è mettersi, fare da tramite tra la vittima e le istituzioni, tra la vittima e le forze dell'ordine. In questo modo si cerca di rendere più facile il percorso della denuncia, che certamente non è semplice. Quando qualcuno si rivolge a noi o tramite le forze dell'ordine, oppure se abbiamo la fortuna di intercettare un nostro collega che ha un problema di estorsione o d'usura, quello che facciamo lo prendiamo per mano, gli diciamo da colleghi che si può fare, che non è vero che le istituzioni sono assenti, che lo Stato non c'è, ma che insieme è un grosso problema che però si può risolvere. Gli strumenti ci sono, certamente sono migliorabili, c'è una legislazione che ci è invidiata da tutto il mondo e questo non viene mai detto troppo a sufficienza. Quello che una prima cosa che mi sento di dire e che noi cerchiamo di fare sempre è di dare questa informazione un po' a tutti, perché molti magari non sanno neanche che c'è questa possibilità. La nostra più grande vittoria dopo una denuncia è che quell'imprenditore, quel commerciante riesca a rimanere sul territorio, a continuare a lavorare come meglio di prima. Questo è consentito, può essere consentito dalla società civile sicuramente, che non deve isolare chi fa una denuncia o ha il coraggio di venire fuori, perché poi il coraggio ci vuole. Non deve essere consentito questo isolamento. Noi cerchiamo appunto di farlo entrare in una rete di sostegno. E poi ci sono queste leggi dello Stato che consentono, in caso di ritorsione, come può accadere, come purtroppo è accaduto, di essere anche risarciti. E qui arriviamo agli strumenti messi a disposizione per le vittime. Questo, come sappiamo, è il principale. Adesso le pratiche per le vittime vengono espletate tramite questo sistema SANA, come sappiamo. Abbiamo evidenziato delle difficoltà. Ad esempio una cattiva comunicazione tra i vari attori di questo processo, e quindi ci auguriamo, come speriamo che sicuramente sarà fatto, questa implementazione che viene messa in campo possa facilitare questo ed altri aspetti, anche una facilità di utilizzo, una velocità, la possibilità di poterlo utilizzare a qualsiasi ora ed ogni giorno, perché questo era anche un altro dei problemi. In alcuni giorni, nel weekend ad esempio, era impossibile utilizzarlo e spesso è un po' farraginoso. Quindi ben vengano tutte le implementazioni che si riuscirà a fare. Restando nell'ambito delle associazioni, rivolgo un saluto al dottor Luigi Cuomo, presidente di SOS Impresa, rete nazionale di associazioni anti-racket e anti-usura. Anche a lui chiedo di illustrarci il ruolo delle associazioni e quali sono le aspettative dei loro associati sul progetto. Sì, il progetto di realizzare una piattaforma nuova attraverso la quale poter accedere ai benefici del Fondo di Solidarietà è una cosa importantissima, e anzi io ringrazio personalmente e a nome dell'associazione il prefetto, che si è spesa molto per poter superare l'attuale sistema, la piattaforma SANA, che mostra oggettivi e a volte anche significativi limiti. Perché è importante avere invece uno strumento, come dire, più funzionale, moderno? Perché l'accesso a fondo è una delle condizioni che favoriscono la denuncia, che favoriscono l'assunzione di responsabilità e anche come dire, l'acquisizione di un concetto, che è quello che denunciare conviene. E conviene perché lo Stato negli anni, anche grazie al contributo che le associazioni hanno dato, è riuscito a mettere in campo strumenti
di solidarietà, di sostegno al sistema delle imprese vessate da racket e dall'usura, strumenti che però sono ancora, nonostante oramai quasi 30 anni di vita, ancora poco noti. Poco noti, talvolta difficilmente accessibili. La piattaforma Tana è uno di quegli strumenti che rendono problematico l'accesso. E quindi avere uno strumento nuovo che da un lato faciliti, agevoli l'accesso al fondo e dall'altro possa avere anche la capacità di contribuire a diffondere la conoscenza di questi strumenti è una cosa utilissima alle attività delle associazioni che possono contare su uno strumento in più per fare il loro lavoro, diciamo, istituzionale, ed è sicuramente una cosa utilissima allo Stato, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, alla magistratura, perché è più facile convincere un imprenditore a denunciare se gli puoi garantire che non solo non resta solo, ma che lo Stato è pronto a offrirgli sostegno materiale concreto, come dire, in grado di reinserirlo nell'economia legale in modo, diciamo, rapido. Ecco, per esempio, una delle cose che noi ci aspettiamo dalla nuova piattaforma è una riduzione dei tempi, che spesso sono lunghi perché determinati dalla confluenza di una serie di elementi di conoscenza che vengono da diverse parti. Ora, uno strumento che riesca a mettere in relazione rapida, faccio l'esempio, le procure, le prefetture, le forze dell'ordine, talvolta l'Agenzia delle Entrate, ecco, uno strumento che riesce a realizzare in pochissimo tempo l'acquisizione delle informazioni necessarie consentirebbe e consentirà, confido, consentirà al Comitato di poter assumere decisioni molto più rapidamente e quindi essere anche molto più efficaci. Al momento di avviare il progetto, le indicazioni del commissario, del prefetto Porzio, sono state poche e molto chiare e sono riconducibili essenzialmente all'idea di partire dall'esperienza di chi subisce questi reati orribili, di chi ha il coraggio di denunciare ma poi paga questa scelta anche a duro prezzo. Quindi, senza tanti inutili commenti, lascerei la parola a Massimiliano Noviello prima e poi ad Alice Grassi, che ci raccontano le loro storie e anche loro ci forniscono un punto di vista importantissimo per l'esecuzione del progetto. Credo che ripartire poi dalle loro parole sia il modo migliore per eseguire tutte le attività progettuali che abbiamo cercato di spiegarvi. Buongiorno, la mia storia è una storia di denuncia e di isolamento, sì, perché io sono Massimiliano Noviello, figlio di Domenico Noviello. Chi era Domenico Noviello? Un imprenditore di Castelvolturno, titolare di una scuola, ed entrambi nel 2001 ricevemmo una richiesta estorsiva. Non solo denunciammo alle autorità competenti, quindi alla mobile di Caserta, ma partecipammo attivamente all'arresto, collaborammo con la squadra mobile e quindi queste persone collaborammo in che modo? Furono messe delle telecamere, delle microspie all'interno dell'attività e quindi queste persone furono prese in flagranza di reato. Furono arrestate, furono condannate e quindi dopo 7 anni dalla denuncia noi continuammo a fare quello che sapevamo fare, quindi portare avanti l'attività, l'autoscuola, l'insegnamento
Dopo 7 anni, precisamente il 16 maggio del 2008, mio padre viene barbaramente assassinato con oltre 22 colpi d'arma da fuoco. Mio padre fu attinto 17 volte e quindi io ricordo quella mattina quando fui avvisato che mio padre aveva avuto un incidente. Invece mi recai lì sul posto. E tutto mi aspettavo tranne che trovare mio padre riverso in una pozza di sangue. E quindi non è facile trasferire il dolore e la rabbia che si prova nel vedere il proprio genitore in una pozza di sangue. E allora due sono le cose: o ti piangi addosso o cerchi di trasformare questo dolore in impegno. Mio padre fu assassinato per due motivazioni. La prima perché avevo osato sfidare il clan dei Casalesi, e precisamente la fazione Bidognetti. E la seconda motivazione fu perché la sua morte doveva servire da monito per gli altri imprenditori. Cioè il messaggio che loro vollero dare era quello di dire: questa è la fine che fanno gli imprenditori che osano sfidare la camorra. E allora, quando conobbi l'associazione Antiracket nella persona di Tano Grasso, lui mi prese per mano e mi guidò, nel senso che io vieni a conoscenza ovviamente del fondo di solidarietà, anche perché poi non solo ho dovuto subire una perdita così grave, ma allo stesso tempo avevo il dovere di portare avanti l'attività. E quindi presentai questa domanda di accesso nei 120 giorni. Dopo un anno percepimmo queste somme, quindi decisi di riaprire questa attività in un altro territorio perché la legge te lo consente. E quindi quello che ritengo sia fondamentale è in merito al progetto STEP di potenziamento per l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime di racket e di usura, è importante chi fa la domanda ne ha bisogno, chi fa questa richiesta ha bisogno di un aiuto immediato. Pertanto è importante fare subito, fare presto. Poi un altro aspetto importante è il lato umano, cioè trattare ogni singolo fascicolo con attenzione, perché dietro quel fascicolo ci sono delle storie e ci sono delle sofferenze. È importante affinché il tutto sia più veloce e più rapido. È importante che le autorità competenti comunichino tra di loro. Quindi è importante che si faccia presto, anche perché il fine è quello di aiutare le vittime. Il più delle volte, subito dopo, inizialmente ho parlato di isolamento, sì, perché dopo la denuncia noi abbiamo subito un isolamento. È quell'isolamento che io e la mia famiglia ha fatto sì che mio padre divenisse un bersaglio. Per questo motivo ho sposato l'idea dell'associazionismo, anche perché grazie a loro sono riuscito a fare la domanda di accesso a fondo. Mi hanno guidato, mi sono stato vicino, ci siamo costituiti parte civile, cose che io non sapevo che, insomma, come muovermi. Quindi è importante chi si rivolge al ministero, chi faccia questa domanda, non venga lasciato solo, ma venga guidato. Le procedure devono essere snellite, perché dopo la denuncia, la criminalità ti isola e quindi ti fa morire lavorativamente. E quindi se una persona già lavorava di stenti, con l'isolamento c'è cioè un calo degli iscritti, almeno per quanto mi riguarda, noi subito un calo degli iscritti, però essendo un'attività ventennale,
siamo riusciti a sopperire, cioè ad andare avanti. Ma io immagino un imprenditore che è aperto da poco, si ritrova a fare il proprio dovere di denunciare, presenta una domanda e la burocrazia gli fa allungare i tempi per il risarcimento. Questa persona muore prima di percepire le dovute somme. È pur vero che bisogna vagliarle attentamente, perché ovviamente bisogna, i pareri devono essere, i pareri sono importanti, ma ciò è altrettanto vero che è importante dare una risposta rapida e veloce. Quindi questo ci tenevo a dire e ci tenevo a dare, insomma, il mio contributo in questo progetto. Buongiorno, io sono Alice, la figlia di Libero Grassi, l'imprenditore palermitano che è stato ucciso dalla mafia nell'agosto, il 29 agosto 1991. C'è chi dice che mio padre è stato ucciso perché non ha pagato il pizzo, ma non è vero. Mio padre è stato ucciso perché si è opposto al racket delle estorsioni, non a un singolo pagamento. L'azienda di mio padre, vi racconto brevemente la storia, l'azienda di mio padre era la Sigma, un'azienda che produceva pigiami e vestaglie d'uomo e aveva 100 dipendenti. Lui aveva sempre cercato di apparire poco, la sua azienda non era in una zona industriale, non c'era un'insegna fuori, anche perché non faceva una vendita diretta in fabbrica. Lui vendeva tramite una rete di rappresentanti ben distribuita in tutta Italia e anche in altri paesi all'estero tramite buyer oppure direttamente a catene specializzate o a una grande distribuzione di livello medio-alto. Le richieste di estorsione sono arrivate poco dopo il trasferimento dell'azienda via Tonda e Revel, sotto Monte Pellegrino, per chi conosce Palermo. I primi segnali non sono stati capiti oppure non li abbiamo voluti capire. Hanno rapito il cane da guardia lasciandocelo moribondo davanti al cancello. Hanno un pieno giorno fatto una rapina delle buste paga che contenevano molto contante perché erano alla vigilia delle ferie. E ai tempi, appunto, molte delle ragazze, delle impiegate non avevano conti in banca e preferivano il contante in quel giorno. Poi ci sono state anche delle intrusioni notturne nell'azienda e alla fine la richiesta per il contributo per le famiglie dei carcerati. Mio padre ha sempre fatto finta di non capire queste richieste e soprattutto non ha mai cercato di regolarizzare, come si usa in gergo, la sua posizione nel quartiere. Nel 1990 la richiesta diventa più esplicita, 50 milioni delle vecchie lire e stia attento al suo figlio. Mio padre aveva sempre denunciato chiaramente tutti i fatti che erano successi, tutte le intimidazioni e le richieste e ovviamente denunciò anche questo fatto, ma questa volta non si è limitato alla semplice denuncia, ha consegnato le chiavi dell'azienda alla polizia e tramite una lettera pubblicata sul giornale di Sicilia il 10 gennaio del 91, lettera nota come la lettera al caro estortore, disse pubblicamente che lui non si sarebbe mai messo sotto la protezione dei mafiosi, ma si metteva sotto la protezione della polizia. Ad aprile, sempre dello stesso anno, viene invitato da Santoro a Samarcanda e il suo caso diventa di dominio nazionale. Lui pensava che la denuncia pubblica potesse fare da apripista per gli altri imprenditori che non volevano sottostare alle richieste estorsive. Invece non ottenne il risultato sperato. Addirittura l'Associazione degli Industriali Palermitani disse pubblicamente che loro non risultava che gli imprenditori palermitani pagassero il pizzo. Era un momento in cui a Palermo l'80% degli imprenditori pagava il pizzo. E addirittura a Brancaccio, prima zona industriale della città, nota poi alla cronaca negli anni successivi per l'uccisione di padre Pino Puglisi, nel quartiere Brancaccio si sono messi d'accordo per pagare tutti per pagare meno. Questo era il clima che si respirava in quegli anni a Palermo. E comunque questa indifferenza, la sua denuncia rimasta solitaria, portarono il 29 agosto 1991 alla sua uccisione.
La famiglia Madonia, nota famiglia di mafiosi che controllava quella zona della città, furono sia i mandanti che gli artefici del delitto, perché ritenevano mio padre un cattivo esempio. Nello stesso periodo però nasceva in Sicilia la prima associazione anti-racket, era l'ACIO a Capo d'Orlando, e tra i commercianti che promossero la costituzione di questa associazione c'era Tano Grasso. Il risultato della loro denuncia fu che furono arrestati tutti gli estortori, ma non si ebbe alcuna conseguenza sui denunzianti, a differenza appunto di quanto successe a mio padre. Tano continuò questa sua missione di vita. Tano avrebbe dovuto conoscere mio padre i primi di settembre 1991. Purtroppo, appunto, non riuscirono a conoscersi. Ma Tano fu eletto al Parlamento nel 92 ed è stato il primo firmatario di tre proposte di legge per contrastare il fenomeno del racket e dell'usura e per tutelare le vittime del reato mafioso, tra cui l'istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Questo avvenne nel 93. A Palermo, invece, per avere la prima associazione anti-racket funzionante, abbiamo dovuto aspettare i ragazzi da Dio Pizzo nel 2004. Finalmente ci sono state le prime denunce, non più in solitudine, da parte degli imprenditori. Ancora oggi la denuncia non è una prassi dominante, ma sicuramente è una scelta possibile. Centinaia di vittime a Palermo negli ultimi 15 anni hanno denunciato. È una scelta possibile oggi, perché si sono create le condizioni in cui ci si può porre in sicurezza senza essere lasciati soli. Oggi il comportamento di pagare l'estorsione e non denunciare rappresenta un disvalore sociale. C'è un sistema fatto dalle forze dell'ordine, magistrati, prefetture, commissari anti-racket e associazioni, in grado di supportare chi su malgrado si ritrova coinvolto in vicende estorsive. Oggi si può dire di no, ed è importante che di tutto questo gli operatori economici ne prendano 30 anni fa. Gli strumenti ci sono, anche da parte dello Stato, ma è importante dare alle vittime risposte certe e veloci. Noi abbiamo dovuto aspettare quasi 10 anni per accedere al Fondo di solidarietà per le vittime di mafia. Nel frattempo l'azienda ha chiuso, si sono persi 40 anni del lavoro di mio padre e 100 posti di lavoro. Un imprenditore non può aspettare. Se i danni subiti sono tali da non permettere la ripresa dell'attività, non si può aspettare. Le attività muoiono, si perdono posti di lavoro e si rischia di far sembrare più conveniente pagare. L'idea di digitalizzare il procedimento amministrativo per l'accesso al fondo delle vittime è molto importante, perché oltre a rendere tutto più trasparente, può e deve velocizzare le risposte, consentendo a chi denuncia di proseguire così la propria attività imprenditoriale. Dopo aver ascoltato gli interventi di tutti gli stakeholder, che ringrazio, cedo la parola al commissario, prefetto Porzio, per le conclusioni. Io penso che aver sentito la voce di due vittime, peraltro due persone che per storie diverse ma analoghe, insomma, hanno visto morire il proprio genitore, sia stato toccante un po' per tutti. Abbiamo voluto far parlare loro, ma per la verità erano tante le cose che avremmo voluto raccontare e testimoniare in questo filmato. Io credo che, diciamo, insieme si possano fare tante cose e questo insieme comprende proprio tutti, dalla vittima all'associazione, al prefetto. Questa è una logica che è sempre stata vincente e io almeno la penso così e in questo mio momento così certamente complicato, che è quello di salutare un po' anche per il tramite di questo filmato l'amministrazione e il pensiero che volevo trasmettere. Un'amministrazione bellissima, ricchissima di emozioni e di avventure. Io l'ho vissuta in questo modo e così ve la voglio raccontare. E mi ha regalato in questo finale di percorso
un'emozione straordinaria, cioè incontrare, come mi aveva preannunciato una collega che mi aveva preceduto, Betty Belgiorno, non troverai solo un lavoro, troverai anche una famiglia. Così è stato e quindi per questa ragione, con tutto il cuore che ho, voglio ringraziare l'amministrazione e questa nuova famiglia che ho aggiunto alla famiglia che pian piano si è andata ingrandendo, di tutti i miei colleghi, collaboratori che mi hanno assistito, mi hanno accompagnato in questi lunghissimi anni. Spero non vi dispiaciate che questo filmato uscirà e lo potrete vedere dopo che io sarò in viaggio, perché spero insomma di farmi qualche giorno di viaggio e quindi voglio dire quando sarò già in pensione, bruttissimo termine, ma non siamo riusciti a fare prima, erano troppe le cose da mettere insieme per poterlo fare prima. Spero vi possa veramente interessare, lo possiate guardare con la stessa semplicità con la quale noi ve lo proponiamo. Questa era la mia idea, se voi ne avete altre sono sempre ben accette perché non può essere l'idea di un solo, di un singolo. Questo è appunto un lavoro di squadra ed è una squadra che insieme lavora sempre benissimo. Buon percorso a voi e buona vita a me. Grazie.